E contrari all'invio di armi ai curdi, si dicono già i 5 Stelle, per i quali si deve avere il coraggio di trattare con i terroristi. A volte, dice Di Battista, il terrorismo è l'unica strada per chi si ribella. Un'uscita questa che, come era prevedibile, ha scatenato non poche polemiche. Il servizio di Monica Giandotti. In attesa del 20 agosto a far discutere il Parlamento, seppur a distanza, il post di Alessandro Di Battista pubblicato dal blog di Beppe Grillo. ISIS cosa fare? Si legge nel titolo e Di Battista comincia dicendo subito no all'invio di armi ai curdi e proponendo una moratoria internazionale sulla loro vendita. A volte, purtroppo, aggiunge il parlamentare 5 Stelle, il terrorismo è l'unica arma violenta rimasta a chi si ribella, perché è l'ingiustizia sociale la chiave attraverso cui va capito il terrorismo. Trattare i terroristi come interlocutori e non come nemici da combattere, suggerisce il vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera, è la soluzione per sconfiggere il fenomeno. È un modo, quello di Alessandro Di Battista, per ripudiare ancora di più la violenza e per sottolineare che la violenza va sconfitta alle radici. Tanto è vero che siamo gli unici spesso che votiamo contro l'acquisto e l'investimento in industria bellica. Anche il senatore pentastellato Nicola Morra interviene in difesa del collega deputato e avverte: non possiamo dire di essere contro la guerra e poi rischiare di replicare quanto successe nel 97 in territorio balcanico. Ma le reazioni all'articolo di Di Battista e alle posizioni del movimento sono ancora unanime. Dalla Lega al Partito Democratico i politici accusano il grillino di aver usato parole indegne, arroganti e insultanti nei confronti delle vittime di terrorismo. Con queste dichiarazioni, scrive Daniela Santanchè in una nota, i 5 Stelle raggiungono il game over per la credibilità e la tollerabilità. Parole pericolose e preoccupanti, dice Deborah Serracchiani, e tra i democratici la deputata Michela Rostan arriva a chiedere le dimissioni del parlamentare 5 Stelle.